Oh, voi, principessa Yuko, perché mi avete convocato? Salve, Fazzares. Ti ho convocato qui perché voglio che tu unboxi Valis 3 per Sega Mega Drive, la ristampa di Retrobit. Ah, quale onore, principessa Yuko. Lo farò senza problemi, assolutamente. Per il regno di Vecanti e per la Terra. Ok, sono sicuro che farai un bel lavoro, Fazzares. Prendilo. Eccolo qua, finalmente. Ok, lo unboxo subito. Ed ecco qua, nuovo Fazzares unboxing per voi. Oggi unboxerò Valis 3 per Sega Mega Drive, ristampa dei soliti Retrobit, del platform action di Telenet, datato 1992, pubblicato negli USA da Renovation. È il terzo capitolo della serie Valis, iniziata su home computer nipponici negli anni 80. In alto a destra potete vedere la mia collection di raccolte di titoli della serie per Nintendo Switch. Ha come protagonista la solita Yuko Aso, una studentessa adolescente giapponese scelta come guerriera Valis e detentrice della mitica spada Valis dopo gli eventi di Valis 2. Reg Lames, detentore della spada Litus, guida gli abitanti del mondo oscuro alla conquista sia di Vecanti che della Terra, cercando rifugio per il suo popolo durante la distruzione del loro pianeta natale. Insieme alla fanciulla demone guerriera Cham e sua sorella Palna, Yuko deve impedire a Glames di distruggere entrambi i mondi. Durante il viaggio il giocatore esplora e cerca oggetti e potenziamenti mentre combatte nemici e sconfigge i boss, alternando tra TPG con abilità specifiche. Yuko ha un'onda di energia ricaricabile, Cham ha una frusta e Valna spara esplosioni magiche dalla sua bacchetta, in una formula che ricorda molto Castlevania 3 Dracula's Curse. Alcune fasi costringono però il giocatore a interpretare un personaggio particolare, di solito l'eroina principale è Yuko, e quindi non si può cambiare personaggio in queste fasi. Non mancano i soliti incantesimi barra smart bomb dagli usi illimitati. Un'altra caratteristica nuova è la possibilità di eseguire una scivolata a terra che può fungere anche da attacco e praticamente attraversare alcuni burroni. Questo porting Mega Drive era previsto per una release europea da parte di Ubisoft come parte di un accordo di licenza multigioco con la sussidiaria nordamericana di Telenet, Renovation Products, ma non è mai stato rilasciato ufficialmente nella regione, purtroppo. La versione originale PC Engine CD-ROM / Tubo Graphics CD, datata 1990, originariamente sviluppata da LaserSoft e pubblicata da Telenet Japan e NEC per Turbo Graphics CD, ha ottenuto recensioni generalmente favorevoli da parte della critica, mentre la versione Mega Drive ha avuto un'accoglienza simile a questa versione originale. Come potete vedere dal video in sovraimpressione, vi erano alcune differenze prettamente grafiche. Su Mega Drive vi era un vero parallax scrolling e musiche 16-bit abbastanza decenti. La versione PC Engine CD-ROM aveva più colori su schermo però, musiche di qualità CD-ROM superiori ed un differente level design, per alcuni superiori a quello della versione Mega Drive, oltre a tante scene di intermezzo doppiate magnifiche. Su Mega Drive diversi livelli e cutscene sono stati rimossi e ne è stato aggiunto un nuovo di stage, mentre i livelli rimanenti sono più simili tra di loro. Tuttavia i combattimenti contro i boss e il parallax sono stati migliorati su Mega Drive. Il gioco è stato seguito da Valis 4 del 1991 per PC Engine CD-ROM, che poi ha avuto un semi-porting per Super Famicom Super Valis 4. Da allora entrambe le versioni del gioco sono state ripubblicate tramite servizi di download per altre piattaforme e compilation. Questa ristampa di Retrobit ha alcuni extra. Unboxiamolo subito, così ve li mostro. Dai! Ed eccola qua la splendida cover di questo gioco magnifico in cellofanato di Retrobit, mi è arrivato di recente, faceva parte di una mini collection di titoli Mega Drive della serie Valis insieme a Valis SD e al remake del primo Valis. In alto a destra vedete la foto, non ho preso gli altri due titoli perché li ho già in una collection per Nintendo Switch che vi ho fatto vedere prima, quindi ho preso solo Valis 3 che era l'unico gioco non presente in quella collection, che praticamente presenta solo la versione PC Engine CD-ROM di Valis 3. La versione Mega Drive non lo so perché l'hanno esclusa. E che dire, cover stupenda. Vediamo la mitica Yuko Aso che sta indossando l'armatura della guerriera Valis, praticamente con la spada Valis, questa bestialità mezza donna e mezza bestia è Cham.
usa una frusta, il personaggio più simile a Simon Belmont di Castlevania come gameplay. Questa è la sorella di Yuko, sorta di strega che lancia delle magie. Yuko e questa tizia sono due figlie di una divinità di Vecanti, una cosa del genere, la divinità guardiana di Vecanti. Palace 3, il titolo, magnifica cover, identica a quella della versione giapponese, che oggigiorno costa bei dindini, e questa versione di Retrobit è decisamente più economica per certi versi. Qua la costa, Palace 3 la potete inserire insieme agli altri due titoli e formare l'intera scritta in giapponese Palace, figa sta cosa. Il solito hanger a pendino qua, Palace 3, la cover è reversibile, dove faccio della cover americana. Ecco qua i contenuti di questa splendida edizione di Retrobit, Palace 3, vari artwork, la cover reversibile americana, un artwork orribile, l'ho usato per il thumbnail di questo video, mi piace molto più la cover giapponese. Allora, embellisce the slip cover, magnifica. Qua abbiamo un manuale a colori, vabbè, la solita cosa, certificato di autenticità. Allora, qualche premium card, vabbè, post card, le solite cose abbastanza semplici. La solita magnifica cartuccia di Retrobit trasparente, in questo caso giallo trasparente, dopo ve la faccio in dettaglio. I vari loghi, Renovation, Retrobit, si può giocare in solo player, vabbè, compatibile con alcuni modelli Mega Drive, più o meno tutti. Renovation, Retrobit. Ed è duro che il marchio Renovation è stato rinnovato in questi ultimi anni, credo. Precedentemente c'era un altro titolo pubblicato da Renovation, Gaiares. C'è la versione originale giapponese, se non l'avrei preso, questa ristampa di Gaiares, mitico shooter up. Ok, togliamo il cellophane. Ok, togliamo il cellophane. Troppo togliendo il cellophane, si toglie anche la parte posteriore, praticamente la retro cover, che peccato, vabbè. Abbiamo qui uno splendido artwork dell'armatura definitiva di Yuko, magnifico, Renovation, Retrobit, è l'armatura più potente del gioco, magnifico. Ok, leviamo questo sleeve, questa slip cover di cartoncino, ed ecco qui il gioco, cover praticamente identica a quella della versione giapponese in tutto e per tutto, anche con questi lati bianchi, questo sfondo bianco. Renovation, Palace 3 in giapponese, è proprio la cover giapponese identica, palo a palo. Renovation, Palace 3 in giapponese, Retrobit. Alcune immagini del gioco, qualche cutscene presente su Mega Drive, c'era qualche cutscene ma in numero molto limitato rispetto all'originale PC Engine CD-ROM ovviamente, per ovvie ragioni. Sono abbastanza statiche. Ed è quel TD che si è occupata di questa ristampa insieme al Retrobit, se non erro, per i diritti e robe varie. Renovation Products. Graficamente molto simile alla versione PC Engine, però per certi versi preferisco quella versione, ha più colori, però questa c'ha più parallax scrolling. Ok, apriamolo. Ecco qua la splendida cartuccia della Palace 3, repro di qualità stupenda, altro che le cartucce cinesi di AliExpress. Magari Palace 3 lo potete prendere anche da AliExpress, ma non è la stessa cosa, sono cartucce cheap di merda. Questa è una stupenda cartuccia giallo trasparente, magnifica, stupenda questa cartuccia. Da questo punto di vista Retrobit non delude mai, qualità veramente ottima, quasi identica a quella di una cartuccia originale Mega Drive degli anni 80 e 90. Ok, vediamo il resto. Ok, mi ero dimenticato di dirvi che praticamente l'illustrazione della slipcover è in rilievo, veramente fighissima, bella sta cosa del rilievo tattile, diciamo. Allora, qui cosa abbiamo? Vabbè, le solite postcards, art print e certificato di autenticità. Ecco qua, magnifico. La mia copia è la numero 2694 di 3500. L'ho presa da Dragon Shop Box o Dragon Box Shop, non me lo ricordo, un negozio finlandese, svedese, norvegese. Qua abbiamo le postcard art print, eccole stupende, abbiamo Yuko con l'armatura definitiva, Palace 3 dietro, la cover del gioco, mi aspettavo qualche postcard in più, ma va bene così, Art print molto carini, abbiamo il solito manuale a colori qui,
Ecco, manuale verticale esattamente come quello Mega Drive giapponese. Ai vari social di retrobit.com, Retrobit Game, special thanks ai distributori e alle persone che hanno pubblicizzato su YouTube questo magnifico prodotto, vari youtubers, Castlevania, vabbè. Qua i contents, ovviamente c'è una sezione sia in lingua inglese che in lingua giapponese, come altri prodotti Retrobit che ho unboxato su questo canale. Perfect World, vabbè, Human World. Qua la prefazione del gioco, della versione penso americana, c'è anche l'artwork della versione americana, orripilante. Le due spade, vabbè. La spada del cattivone contro la spada valisse di Yuko. Chi vincerà? Spoiler, Yuko. Ecco un bel Mega Drive, un pad originale Mega Drive. Mi stupisco che Retrobit non abbia usato stavolta, a differenza di altri giochi ristampati, dei disegni dei mock-up delle loro console prodotte in casa, diciamo. È strana sta cosa, hanno usato un vero Mega Drive e un vero pad Mega Drive. Figa sta cosa. Altri prodotti invece usavano solo le loro cacchio di console customizzate, che leggevano giochi Mega Drive e Super Nintendo e roba varia, vabbè. La protagonista è Yuko, 16 anni, la sorella Valna. Possiamo cambiare i personaggi in ogni momento, eh. Magnifica questa illustrazione. Il cattivo Glames, i vari boss. Splendide le illustrazioni, penso prese dal manuale giapponese, quasi sicuramente. A colori. I manuali americani erano tutti bianco e nero. Più o meno come quelli europei. Attacchi magici, saltare in basso, scivolata che veniva aggiunta rispetto ai giochi precedenti. Poi la scivolata si sarebbe rivista anche nei vari remake del primo Valis. Uno uscito su Mega Drive e un altro per PC Engine. CDO. I vari items, i vari potenziamenti, niente di particolare alla fine. Le magie possono usare i vari personaggi, Yuko, Cham, come detto prima, è il personaggio più vicino a Simon Belmont di Castlevania, c'ha proprio una frusta in mano. Valna è la classica strega, la classica maga, tacchi dalla distanza. I vari stage, i vari atti, il level design è differente da Valis 3 per PC Engine CD-ROM, l'ho detto già prima. Mancano alcuni stage in questo semi-port Mega Drive, uscito un anno dopo. Qua tutto in giapponese, non ci interessa, è sempre lo stesso contenuto, però tutto nipponico, in lingua nipponica. Vabbè, Renovation, Retrobit. Ok, faccio della cover reversibile. Ok, ecco qui la cover americana. Carina, devo dire, se avete gusti un po' particolari magari vi può anche piacere. Purtroppo i giochi Genesis spesso avevano delle cover orripilanti rispetto alle controparti giapponesi, e questo è un caso specifico. Guardate quanto è orribile Yuko, sembra quasi un uomo più che una donna. Orribile questa copertina, però se avete gusti particolari potete scegliere questa cover. Io sceglierò la cover giapponese e buonanotte. Poi faccio un bel gameplay di questo gioco sul mio Mega Drive giapponese, non aspettatevi molto perché il gioco fondamentalmente è una sorta di Castlevania più mediocre, però molto carino, vi faccio un bel gameplay e enjoy! Ed ecco qua la mia bella cartuccia gialla trasparente di Valis 3, region free come tutti i prodotti Retrobit, ricordiamolo, anche tutte le repro di AliExpress sono region free. Ok, l'abbiamo inserita, accendiamo il mio Mega Drive giapponese, prima versione del 1988, e let's play! Ok, ecco inizia il gioco, la solita intro con schermate semistatiche, l'oscuro mondo, vabbè, Dark World, Glames, o Glims, non lo so, il cattivone, ovviamente le schermate di intermezzo non sono paragonabili a quelle della versione PC Engine CD-ROM e non sono doppiate ovviamente, questo è un gioco su cartuccia con cognome. La versione PC Engine CD-ROM l'ho giocata in apposita raccolta per Nintendo Switch, vi ho già fatto vedere prima in foto. E vogliamo questa versione Mega Drive che stranamente non è presente in quella raccolta, e nell'altra raccolta precedente, non so per quale motivo, vabbè. Ah, nella raccolta successiva più alta. Ok, magari ve la vedete su YouTube. Ed ecco il TD, che ha licenziato Retrobit questo magnifico titolo. Credo, eh. Ecco l'intro, ciao, va a svegliare Yuko, stessa bella sonnecchiante. Questa è Yuko, sì, proprio lei, Yuko Aso. La guerriera di Valis, sì. Ora che facciamo? Che fa? Mi pare che ruba la spada di Yuko, eh. Sono già la versione PC Engine CD-ROM, non c'è detto lì. Ecco, ora Cham se ne scappa con la spada Valis. Bastardo.
andiamo a guidare Yugo in pigiama, proprio come la versione PC Engine CD ROM. Subito noto un uso dei colori molto più scarso rispetto alla versione PC Engine CD ROM, ci sono molti meno colori, però c'è il parallax scrolling vero e proprio originale, vero parallax scrolling, perché come tutti sapete, tutti quei fanatici del retrolini, il PC Engine poteva solamente visualizzare un solo layer, un solo background layer. Invece il Mega Drive ne poteva visualizzare almeno due. Quindi poteva essere un vero parallax scrolling. Ma la statistica si presenta sono Cham. Cosa vuoi Cham? Vabbè, ho bisogno del potere della tua spada, praticamente la spada Malice, per distruggere Glamis. O Glamis, come lo volete chiamare, vabbè. Vediamo cosa fa. Ora ti ho finalmente trovato. Qualcuno mi sta dando la caccia. Non pensavo che qualcuno potesse trovarmi così velocemente. Vediamo cosa fa. Ecco, per il nostro cattivo prende la stupidissima Cham e la rapisce. Nel gioco dovremo salvare Cham e poi dovremo salvare anche la sorella di Yuko, Palma. E poi una volta salvati li potremo controllare. E li potremo praticamente switchare in qualsiasi momento. Come in Castlevania 3. Oh no, mi serve la spada Valis, ne ho bisogno. Ma la spada sta precipitando. Il coglionazzo ha rapito Cham, però si è scordato di prendere la spada. Allora questa sezione col parallax scrolling è decisamente più figa rispetto alla controparte PC Engine CD ROM, secondo me c'è più parallasse in questa sezione. Ecco Yugo che indossa la sua armatura e ora finalmente può usare la cacchio di spada Valis. Prendi questo, aiaiaia! Ecco, scusate se mi è un po' scarso. In realtà non posso nemmeno dire che la prima volta che ci gioco, perché comunque la versione PC Engine CD ROM è quasi identica, praticamente non me ne prendo. Prendi questo, In alto vediamo la mia barra energetica, la barra del mana, MP, e poi la barra della spada, praticamente, indica quante spadate consecutive posso sferrare. Ah, sono caduto come un provolone. I controlli sono abbastanza rigidi, Ancora più rigidi di un Castlevania. Sono controlli abbastanza di merda. Ah, il pulsante A posso seguire la scivolata, il pulsante B per attaccare, il pulsante C per saltare. Ecco. Poi vari power-ups. Bisogna il cuore. Tutte le energie. Vedi questo. Dannato! Comunque sì, il gameplay è molto simile a quello della versione PC Engine, è una cosa scontata. Ecco, porco dai! Questi abbastanza orripilanti demoni del mondo oscuro, del Dark World, sono andati sulla terra a rompere le scatole. Ho giocato già di Art of the Valis Mega Drive in apposita raccolta per Switch, la seconda raccolta di titoli Valis, ben emulati, e devo dire sono fatti abbastanza discretamente. Il primo è un ottimo remake, il secondo invece è abbastanza grande. Valis SD sarebbe una sorta di semiportine di Valis 2 con personaggi super deformi, veramente fa cagare. Anche Valis 2 in realtà per PC Engine CD pure è abbastanza brutto, come c'è Reno, il marchio Reno di Renovation. Adesso per PC Engine c'è un altro marchio del Reno, ovviamente. Ok, ora devo affrontare questo primo boss, il tizio che ha rapito Cham. Vabbè, vuole la mia spada, non te la darò mai. Bello, prendi queste mazzate e buonanotte. Aia! Usa una specie di palla chiodata, sto stronzo. Per evitare i suoi proiettili. La grafica comunque mi piace abbastanza. Non è colorata come la versione PC Engine, ma si difende bene, c'è più parallasse. Vero parallasse. Prendi questo, dannato! Ed eccola, Cham, l'ho salvata. Eccola qui. Ma bellissimi gli altri, ok? Va bene. Le cazzine sono ben fatte, assolutamente. Non siamo allo stesso livello della versione PC Engine CD-ROM, perché quella era doppiata, ma comunque non si può pretendere tutto dalla vita.
magari se lo facevano sul Mega CD. Ok, vabbè. Secondo stage. Vediamo il Palazzo Stone, come al solito. Abbastanza assente la versione PC. Ho detto varie volte. Beh, che altro dire, classico platform action. Veramente classico come gioco. Diciamo che dal 3 in poi la serie è diventata abbastanza godibile, e anche il remake del primo, sia per PC Engine che per Mega Drive, è ben fatto. PC Engine e Mega Drive, il remake del primo è un gioco magnifico, però sono due giochi completamente diversi l'uno dall'altro. Io preferisco leggermente la versione PC Engine del remake del primo. Invece questo Wallace 3, secondo me è un pochino meglio la versione PC Engine in termini di gameplay. I controlli sono migliori, secondo me. Lo start. Minchia, qua i controlli non li capisco abbastanza. Quello ci fa cambiare personaggio rispetto alla versione PC Engine, non lo so così. Allora, perlomeno ho imparato a usare le magie, non lo so. Ok, sopra è A per cambiare il personaggio, adesso controllando Cham. Praticamente un personaggio molto simile a Simon Belmont. Ho detto già prima, sarà fusta sta tizia. Attendo, i salti qua devono essere precisi al millimetro, eh. Ah! Vabbè, mi sono rotto il cacchio, col pulsante A si cambia il personaggio. Poi premendo sotto A si con la scivolata B per attaccarci, per saltare, ci ha detto i controlli, vari power up. Beh, niente da aggiungere, che altro dire. Valis 3 è sicuramente uno dei migliori titoli della serie Valis, non una serie eccelsa per carità, però comunque sono delle ottime alternative a Castlevania e Platform Action Vali. Questa release Retrobit veramente è figa, una repo licenziata di alto livello, di alta qualità, ve la consiglio assolutamente. Risparmiate sicuramente di più rispetto a prendere il gioco originale giapponese oppure la versione americana, che è probabilmente ancora più costosa, e ve lo consiglio altamente. Prossimamente io guarderò anche El Viento, la ristampa di Retrobit, finissima, un altro platform action del Wolf Team, il team che oggi produce i giochi della serie Tales of, i giochi RPG di Namco, Bandai Namco, quello lo prenderò sicuramente, altro platform action figo. Quindi spero vi sia piaciuto questo Fazzares unboxing. Come al solito vi consiglio di iscrivervi al canale Fazzares se non l'avete già fatto, like e commento se vi va, date un'occhiata ai soliti social network in descrizione, attivate la campanella delle notifiche e condividete questo video, mi farebbe molto piacere come al solito. Ci vediamo al prossimo video, stay tuned e buona belli!